proposito della pandemia, ci sarà la possibilità di arrivare a una mediazione sul coprifuoco? Guarda, allora, anche qui evitiamo un'ora in più, un'ora in meno di farlo diventare il dibattito su cui solo disputare opinioni. Intanto è importante che si riapra, si comincia a riaprire. Noi saremo gialli da lunedì, le cose vanno meglio, però sapendo che non abbiamo ancora finito la partita. Io sono tra quelli che aveva detto che d'estate forse era meglio le 23, però diciamola così, intanto si parte. Io credo che il governo avrà tutto l'interesse, se le cose nei prossimi giorni, nelle prossime settimane andranno meglio, anche ad anticipare alcune cose. Però ripeto, cominciamo a guardare anche il bicchiere mezzo pieno e proviamo a dare una mano per cercare che alcune cose che debbano partire più in là possano addirittura anche magari essere anticipate. I vaccini in azienda state preparando, la regione sta preparando un piano? Sì, noi abbiamo già sostanzialmente, dopo l'accordo fatto a livello nazionale, noi abbiamo già l'accordo a livello regionale. Lunedì 26 apriremo le prenotazioni per le persone che hanno tra i 65 e i 69 anni. Dal 10 maggio tra i 60 e i 64. C'è chi decide di fare i cinquantenni, poi i quarantenni, non lo so. Noi saremmo più orientati, terminati i sessantenni o quasi, di cominciare a prendere in esame il tema delle aziende, perché in azienda con il loro personale, seguendo i protocolli, sono molto veloci, saranno molto veloci a vaccinare le persone. Mi piacerebbe a maggio cominciare a vedere se possibile consegnare un po' di dosi anche a loro.